benvenuti in questo nuovissimo video horror. Prima di cominciare, come sempre, tempestate di like questo video e arriviamo a 10.000 like. Iscrivetevi a questo canale YouTube e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Il mio Instagram ve lo impiallo come al solito nel vostro apparato rettale qua sotto. Venitemi tutti a stalkerare anche su Instagram. Ed inoltre in descrizione troverete il link del mio secondo canale YouTube. E mi raccomando, andatevi ad iscrivere in massa anche a quel canale YouTube e attivate la campanellina anche lì. Detto questo, oggi andremo a visionare un nuovissimo video della serie Ho comprato merda nel dark web. E oggi, udite udite, compreranno Jeff the Killer nel dark web. Pazzesco raga, pazzeschissimo. Ne approfitto per dirvi che in descrizione troverete il link della playlist che comprende tutti gli episodi della serie Ho comprato merda nel dark web. Link in descrizione. Va bene raga, andiamo a visionare questo nuovo acquisto nel dark web. Un attimo che creo l'atmosfera spegnendo le luci. Ok, andiamoci ad inserire le cuffie all'interno dei lobi dell'orecchio e cominciamo. What is up? It's your boy Jester. Tonight is very very special. Cioè, questo è un altro, è completamente uno diverso. Uno di quelli come Parkinson e Cestino, oppure uno di quelli come Pippo e Alexa. Da notare che però tutti quelli che fanno questi video hanno due occhi grossi così, con le pupille allargate così. Evidentemente prima di fare questi video, diciamo, si aspirano un po' di polverina. In pratica raga sta dicendo: voglio comprare Jeff the Killer perché è un deficiente. Cioè, quello è il significato del discorso, no? Perché ovviamente nel dark web, che già è un luogo pericoloso, cosa vai a comprare? I mostri, no? Jeff the Killer vai a comprare. Praticamente in questo sito delle creepypasta si possono comprare tre monsters, cioè quindi tre mostri, tre killer, ovvero Slenderman, che sta a $499, cioè costa poco Slenderman alla fine. Jeff the Killer, che costa $499, costano tutti $499, e Rake, che costa sempre $499. E fino a qua ci siamo. Quindi avete l'imbarazzo della scelta, raga, perché qualsiasi dei tre scegliete, sempre $499 pagate, no? Sì. That's kind of cool, dude. Minutes. I don't really know how their shipping works, but if it's in minutes, that's like Amazon. That's pretty impressive. It's... Sì, però poche chiacchiere, dai, poche chiacchiere, compratelo e via. E vediamo come vi massacra. È tutto chiaro, tutto chiaro. Adesso lo volete comprare? Io non vedo l'ora che lo comprano, perché voglio vedere come gli va a finire. Tra l'altro non capisco perché nella foto non hanno messo quello lì, diciamo, che poi loro andranno a comprare, e invece hanno messo un Jeff the Killer a cartone animato. Cioè, vi immaginate, gli arriva una locandina o un poster, gli arriva la figurina, gli arriva. Press that and boom, just like that, guys. Ok, l'hanno acquistato. Vi finisce male, credetemi, malissimo. Bro, there's no... Raga, hanno bussato. E c'avete il sito, il magazzino del dark web vicino casa vostra? Cioè, più veloci di Amazon, raga. Sta nevicando, raga, bellissimo. Sta nevication. Guys, like, we don't sì, want però... to anything. Porca... Killer was supposedly shipped here by the dark web, then shouldn't he be here or something? Like... Minchia, mi sono cagato addosso. Gli è comparso di dietro, raga, di dietro. Era nascosto dietro le scale. Non se ne sono accorti, deficienti. Lo schermo della telecamera lo gira per vedere chi c'è dietro di lui, no? Raga, vi giuro, mi sono cagato addosso. Non sto scherzando, raga, non sto scherzando. Ma a me chi cazzo me lo fa fare di fare questi video, boh? Cioè, continuano a tenere la porta aperta, a non controllare attorno. Ok, sono entrati. Sì, ma c'avete a Jeff the Killer dentro casa vostra adesso? A questi gli finisce male, a questi gli finisce malissimo. Che poi hanno anche una casa grande. Quindi io vorrebbi sapere come cacchio fanno adesso a cercarlo là dentro. It's confirmed. Jesse. Girati, girati, girati. Dude, what the hell? Ma meno male che non è armato. Che se era armato a quest'ora, il biondino se ne andava all'altro mondo. Chiudi sta porta, co...
È deficiente, chiudi la porta! Cioè, tiene la porta aperta, ma voi vi rendete conto che è deficiente? Stop un attimo. Jeff the Killer però è più deficiente di loro, eh. Cioè, vede che c'è la porta aperta, loro sono là dentro, li guarda, ma se ne va dall'altro lato? Cioè, Jeff è più deficiente di loro, eh. Cioè, così, questo è un appunto, un'osservazione che ho voluto fare io. Ma allora meritate di andare all'altro mondo. Scusa, raga, scusa, ma meritate di andare all'altro mondo. Cioè, veramente, ma fate piano, ce la state facendo a scappare. Anche perché, ripeto, lui è più deficiente di voi. Che fa quello? Inciampa, cade, fa rumore. E non mi dite che è inciampato veramente, perché è inciampato apposta, raga, eh. Ha fatto rumore apposta per farsi scoprire, evidentemente. Che poi mi pare strano che Jeff non si va a prendere un'arma. C'è la casa a disposizione, quelli si sono nascosti, vatti a prendere un'arma. Cioè, perché Jeff di solito sta sempre col coltello, se non sbaglio. Cioè, stanno facendo giro tondo, ma manco nei cartoni animati fanno ste stronzate, raga. E io mi lamentavo per Parkinson e Cestino e Pippo ed Alexa, mi lamentavo per loro, ma questi sono peggio. Proprio come livello di intelligenza sono proprio raso terra. Porco puttana. No. Cioè, questi sono deficienti, però gli jumpscare li sanno fare bene, eh. Non è che escono dalla casa, no, non escono dalla casa, rimangono là dentro. Mike, guys. Ha catturato Mike. No, Mike is escaped. Ha catturato Mike. Ma vallo ad aiutare, testa di c***o. Vallo ad aiutare. Vai a fidarti degli amici, perché gli amici si vedono nel momento del bisogno, no, raga. No, perde tempo a fare il vlog con la telecamera, non va ad aiutare il suo amico. Ormai mi aspetto di tutto, eh. Ormai sono preparato ai jumpscare. È salito! Oh my god! I did it! Guys, I actually did it! Questo è wrestling, raga! He's knocked out, guys. Io pugni più finti di quelli non li ho mai visti. Credimi, pugni più finti di quelli non li ho mai visti. Ma che c***o hanno la cantina? Che hanno le catacombe? C'ha la cripta a casa sua. What the hell? Bro, he was right there. I swear to God, he was right here. Where? Ok, è scomparso. Right. What the hell? No, veramente. Io non posso stare tutto il tempo così. Non posso stare tutto il tempo così. Ma poi la buttate la spazzatura, vero? Sì, che c'è il cassonetto pieno di spazzatura. Cioè, raga, guardate quel cassonetto della spazzatura. E finisce così, capito? Cioè, è finito così. Cioè, loro c'hanno Jeff the Killer a casa loro. E finisce così, cioè concludono così, con Jeff the Killer ancora a casa loro che non si sa dove se n'è andato. Ma comunque è sempre dentro casa loro, questo è poco ma sicuro. Ma andatevene a fanculo.